a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che la volta scorsa ci siamo fiondati letteralmente a Yarikawa e nonostante il nostro impegno ragazzi non siamo riusciti a completare appunto le varie missioni che riguardavano proprio soltanto Yarikawa, perché le cose si sono un pochettino complicate. In effetti pensavamo di andare lì e riuscire a reclutare direttamente la gente del posto per poter aiutare nostro zio a riconquistare il suo castello e quindi di conseguenza l'isola di Tsushima, ma ci siamo ritrovati di fronte a un ambiente abbastanza ostile perché la gente di quel posto ragazzi detesta abbastanza Lord Shimura, in quanto in passato egli aveva soffocato una ribellione che c'era stata proprio in quei posti. Il problema è che i mongoli hanno cercato di assediare Yarikawa e quindi noi abbiamo promesso al signore di quel posto di bloccare l'assedio in cambio ovviamente di aiuto da parte loro. Tipo è stato un po' restio effettivamente, ma alla fine comunque ci siamo dati da fare ragazzi. Abbiamo cercato gli arcieri migliori di Yarikawa che erano andati per conto loro a dare addosso ai mongoli. Fatto sta che poi alla fine ragazzi c'è stato l'assedio vero e proprio, abbiamo dovuto mettere fuori gioco le catapulte nemiche e quindi poi non ci resta che completare appunto la missione di Yarikawa, vedere se la gente di lì si deciderà comunque alla fine a darci una mano, perché ci servono, insomma ci serve per formare un esercito appunto per appoggiarci. Dopodiché ragazzi dobbiamo ancora andare a recuperare l'armatura del clan Sakai. Non sarà facile tornare alla fortezza. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, dopo aver appunto incendiato le armi nemiche non ci resta che tornare alla fortezza Yarikawa. Il problema ragazzi è che tornarvi non sarà così facile perché di sicuro ci troveremo di fronte a diversi nemici, quindi io non so se l'approccio giusto è quello stealth, probabilmente da un certo punto di vista sì ragazzi, però sappiamo tutti benissimo quanto mi riesca proprio di cacca lo stealth, per cui devo cercare di fare più attenzione possibile. Non vorrei farmi scoprire, seppure poi dovesse essere ragazzi vorrà dire daremo addosso ai nostri nemici con le nostre armi. Come ha fatto a vedermi? No serio, serio, cioè vedete ragazzi, cioè parliamone. Parliamone, come cavolo ha fatto a vedermi questo scemo? Oh, allora l'ultima volta ragazzi avevamo potenziato la katana, infatti adesso riusciamo a fare fuori molto più velocemente i nostri nemici. Allora infiliamoci qua sotto ragazzi, vediamo se riusciamo a prenderli alle spalle questi tizi, anche se ho i miei grossi dubbi perché ce ne sono sempre tanti. Oh, perché picchiate la gente? Prendetevela con me, codardi! Non con chi non si può difendere! Maledetti! Vabbè dai, almeno sono riuscita ragazzi a farne fuori un paio con l'assassino silenzioso. Ok, vieni bello. Ok! Giù di parata, perfetta ragazzi. Ok, allora raccogliamo queste provvistine. Voi mettetevi al riparo mi raccomando. Non possiamo prendere altre bombe di polvere nera, queste provvistine sì però. Ok, ok, ok. Raga, a sto punto comincio a chiedermi se non sia bene andare all'assalto e basta, perché tanto ogni minimo tentativo di stealth va letteralmente malissimo ragazzi. Quindi allora facciamo una cosa, bomba di polvere nera, proviamo a fare così ragazzi, guardate un po'. No, si sono dispersi i bastardi. No! Fuori uno, qua c'è il grossone, questo qua spara. Ok, andiamogli addosso ragazzi, non ci facciamo colpire, via qua. Oh, boom bitch, se spari e ti blocchi amico, è un problema per te, non per me. Via il lanciere, niente ragazzi, ormai nulla più mi può fermare, vado all'arrembaggio e basta.
Sarà complicato arrivare alla fortezza? Beh, direi di no. Non è un così grosso problema per un samurai, eh? Che dici? Ecco fatto. Direttamente problema risolto. Propistine. E dopodiché... non so se di... di là c'è ancora della gente, ragazzi. Direi di fare piazza pulita a questo punto, visto che ci siamo. Chi se ne importa, no? Eh sì, anche perché questi c'hanno tipo dei prigionieri. Cioè, la cosa non mi piace per niente. Li dobbiamo aiutare, ragazzi. Soltanto aiutandoli probabilmente poi si decideranno a darci una mano, eh. Ok. Di fuori un altro. Bomba adesiva, niente da fare. Propistine. Salve a tutti. Assassino silenzioso. Nessuno si è accorto di noi. Ma che meraviglia. Questa cosa, ragazzi, è uno stealth all'assalto incredibile, questo, eh. Assolutamente. Chi mai riuscirebbe a fare una cosa del genere se non io? Ok, kunai e provvistine. Salve. Sì, hai completamente ragione, ma non ti voglio più ascoltare. Colpo di grazia. Non lasciamo prigionieri, ragazzi. Mi dispiace, perché loro pietà di noi non ne hanno e noi non ne avremo di loro. Ecco qua, fuori un altro. Cioè, dai, ragazzi, comunque, cioè, andare all'assalto dà più soddisfazione di fare stealth, eh. Oddio, poi sono sempre punti di vista, perché magari qualcuno prova, come si dice, soddisfazione nel riuscire a far fuori tutti i nemici soltanto usando stealth. Cioè, lì ci vuole una grande capacità, ragazzi. Capacità che la sottoscritta in effetti non ha. Ma quanta gente c'è? Scusate. Cioè, quanti caspita sono? Chi è qua, bello? Ecco fatto. E... cioè, a questo punto mi chiedo se davvero, ragazzi, dobbiamo stare qui fuori a farli fuori tutti, insomma. Ecco qua, perfetto. Bomba di polvere nera, kunai pieno. Niente più bombe. Bomba. Andare avanti, la chiamerò così. Guarda, facciamo così. Esplodete. No, non ci credo, regà. Cioè, ha sbattuto all'unico pezzo di legno a cui poteva sbattere. Che è una roba assurda questa. Supero. Che ho perso fin troppo tempo con voi, maledetti. Ecco qua. Via pure te. Ecco qua. C'è qualche altro prigioniero da queste parti? Legno di tasso. Ah, come se la ride. Oh, molto presto non riderà. Molto presto piangerà. Acciaio, provvistine. Cuoio, provvistine. Quante provvistine. Vediamo, ragazzi, se di qua c'è qualcun altro. Sembrerebbe di no. Per cui... mi sa che è arrivato il momento, ragazzi, di avviarsi verso la fortezza. Quindi andiamo di qua. Ormai non ho neanche più alcun tipo di problema. La fortezza credo sia di qua comunque. Non vorrei sbagliare strada. Non ho più problemi ad andare in giro senza nascondermi. Ormai. Oh cavolo. Di qua non si sale, ragazzi. Per cui credo che dovremmo riutilizzare... no, l'entrata segreta non penso. Forse basterà utilizzare questo ponte qua, ragazzi. Sicuramente. Provvistine. E là. Salve a tutti. Ma state zitti. Il generale Temug pare sia vicino al torrione. Ok, quindi forse qui è meglio andarci un po' più cauti, ragazzi. Allora, io vedo un sacco di nemici qua in giro. Quindi ammazziamo questo qua silenziosamente. Perfetto. Dopodiché... oh shit! Fuori un altro. Stai tranquilla signora, ci ho pensato io. Anche se in maniera un pochettino approssimativa, devo dire sinceramente. Continuiamo ad andare di qua, ragazzi, senza indugiare. Non ci faremo fermare. Mi nasconderò dentro questo vaso gigantesco. Ci entro tranquillamente. Allora, vediamo un po' di fare il giro, ragazzi. Vediamo se
riesco a non farmi vedere, anche se ho i miei grossi dubbi. Via. Benissimo. Dopodiché, chi altro c'è? E pieno di gente qua intorno. Se per questo, ragazzi. Per cui, ehi, l'ho fatto davanti a tutti. Via un altro. Non se n'è accorto nessuno, ragazzi. L'ho fatto in pubblica piazza e non se n'è accorto nessuno. Lui meno degli altri, in effetti. Ok. Ui! Mi avete fatto proprio arrabbiare oggi, guarda, eh. Ecco qua. Forse il prossimo. Oh, poveretto. Oh, mamma mia. Quasi ci facciamo saltare in aria, ragazzi. Sei lento, amico. Ecco fatto. Forma dell'acqua. Ma sapete chi sono io? Mi sa di no. Perché se no non mi affrontereste con così tanta leggerezza. Accidenti a voi. E tu? Ecco qua. Ah, c'è della gente ancora qua dietro? Non vi preoccupate che arrivo anche da voi. Sempre a prendervela con i più deboli. Accidentaccio. Ecco qua. Oh no. Quando danno fuoco alla spada, ragazzi, mi danno fastidio. Ma fastidio. Sì, però spegni la sta cacchio le spada. Accidenti a te. Quasi prendo fuoco. Tu però. No, no, non ho tempo da perdere più punte. Basta. Te ne ho dedicato anche troppo. Ecco fatto. Scusa, eh. A posto. Ok. Allora, credo... sì, ho detto. Ho liberato tutto il campo, ma... mi sbagliavo di grosso, ragazzi. Smettetela di dare fuoco alle case. Cioè, raga, vi rendete conto che stiamo facendo fuori tutti da soli, eh? È una cosa epica. Quest'altro che è leggenda, ragazzi. Siamo diventati dei, Dio santissimo. Via. Mollala. Brutto vigliacco. E smettetela di dar fuoco alle case. Ecco qua. Oh, no. Ma povera gente. Ma mannaggia la miseria. Sono arrivato troppo tardi, evidentemente, ragazzi. Allora, kunai pieno. Mi dispiace nell'anima, veramente. Perché sto cercando davvero di fare il possibile per salvare chiunque. Niente, qua dentro non c'è nulla, ragazzi. In ogni caso. Ma c'è qualcuno qua. Ti diverti? Io di più. Ecco fatto. Benissimo, ragazzi. Allora, credo che abbiamo liberato davvero tutto il campo attualmente. Quindi oddio, dentro c'è il delirio, ragazzi. Dentro c'è il delirio. Se pensavamo di aver visto abbastanza, ci stavamo sbagliando. Permesso. Scusate. Disturbo? Oddio. Maledetto. Temuge, affrontami. Lo spettro. Kotum mi ricompenserà per la tua testa. Oh, davvero? Cosa pensi che farà quando lo spettro ti ucciderà? Io sono Jin Sakai. E ho ucciso uomini come te in tutta l'isola. L'isola sarà intrisa del vostro sangue. No, è pure tu il fuochino, no. C'è una cosa che odio, sono proprio queste spade piene di fuochino. Ecco fatto. Direttamente. Da morto non avrei alcuna ricompensa dal fuoco. Colpino fortunato. Non succederà di nuovo. Boom, bitch. Aia. Ecco, questa me la so presa, ragazzi. Proprio male, 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 male. Coraggio, bello. Ecco fa. Lasciate subito Tsushima e forse verrete graziati. Ma anche no. Yarikawa brucerà.
Io la grazia a questi non gliela do, raga. Cioè, sono venuti pretendendo di prendere questa terra così completamente a caso. Aia, 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 buoni, buoni, buoni. Calma e concentrazione, via. Assolutamente. Dai che ti manca poco, bastardo, che non sei altro. Ho dato morte ovunque, tempio. Ma questa è la fine. È la tua fine, maledetto. Ecco qua. Forza. Ecco fatto. Sì. Porca paletta! Massacrando i capi potrei attivare la forma dello spettro. Adoro! L3 più R3 c'è una specie di forma d'ira di Kratos! Ma adoro! Masoni, ecco il vostro generale. Via, o farete tutti questa fine. Adoro! Popolo di Yarikawa, non risparmiate nessun mongolo. Nessuna pietà per Yarikawa. Yarikawa! Sì, per Yarikawa! Ah, mo scappate, codardi di merda. Scappate, bastardi. Sì? Ok, li stiamo cacciando via, ragazzi. Tutti alla porta! Avanziamo! Spettro! Uccidi i nemici necessari senza subire danni per attivare la forma dello spettro. Ok. Ok. Quindi non bisogna subire danni. Va bene. Devo inseguire ancora? Bastardi, vi devo inseguire ancora. Allora, non avete capito una mazza? Che ve ne dovete andare, cavolo. Andate via, accidenti. Yuna, la città è salva. Ora aiutiamo Lord Shimura a salvare la nostra isola. Noi non siamo soldati. Chi ha ucciso questi mongoli? Chi ha resistito all'assedio? Chi ha salvato Yarikawa? Noi! Non potete restare e aspettare che i mongoli attacchino ancora! Voi dite di non essere soldati, ma siete guerrieri. Possiamo sconfiggere gli invasori e salvare il paese, ma solo se stiamo uniti. Raga, mamma mia, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta finalmente! Siamo riusciti a reclutare la gente di Yarikawa. Adoro. Prendiamo un altro punto tecnica. Ne abbiamo ben tre da spendere, ragazzi. Wow. Ok. Il tuo amico ha sconfitto uno dei miei migliori generali. I miei uomini ora credono che lui sia invincibile. Tu dimostrerai che hanno torto.
Non voglio la ricompensa per la testa di Jin. Hai smesso di avere a cuore i tuoi leali cappelli di paglia. Jin è il miglior spadaccino dell'isola. I miei uomini non possono uccidere. Ci sono tanti modi per eliminare un nemico. Trovane un altro. E se non dovessimo ucciderlo? In che senso? Ah, mo vi viene la caghetta, eh? Avete paura! Merdacce, tanto con Ryuzo, regà. Ci sarà un altro scontro, sarà un altro faccia a faccia. Allora sarà la volta buona che gli farò saltare la testa come abbiamo fatto col generale poco fa. E qui, ragazzi, abbiamo sbloccato la forma dello spettro. Per attivare la forma dello spettro massacra furtivamente i capi mongoli e uccidi i nemici necessari senza subire danni. Ok, quindi bisogna non farsi colpire per poter, insomma, sbloccare la forma dello spettro. E quindi essere... È fatta. Yarikawa lotterà insieme a noi. Ma c'è altro da fare prima di riconquistare il castello Shimura. Esatto, quindi stavo dicendo essere letteralmente letali. Oggi è la grande, ragazzi! Abbiamo preso la forma del vento! Wow! Top! Ne abbiamo sbloccata un'altra! Adoro! Che bello! È particolarmente efficace contro lance e ash. Regà, oggi gongolo tantissimo. Gli attacchi pesanti infliggono danni da barcollamento aggiuntivi. Adoro, adoro tutto così tanto, ragazzi, tutto così bello. Allora, per quanto riguarda quindi i punti tecnica, ragazzi, direi di vedere cosa possiamo sbloccare di utile. Allora, questo, ragazzi, è interessante, permette di muoversi più velocemente quando si usa ascolto attento. Quindi quando stiamo usando i sensi del ragno, praticamente possiamo muoverci più velocemente, il che comunque può essere utile, perché possiamo continuare ad usare i sensi del ragno, ma muoverci comunque come se non li stessimo usando. Quindi direi di sì. Ok. Questo pure, ragazzi, è interessante, costa 2 punti tecnica, però... potrebbe essere utile, perché praticamente i contrattacchi che seguono una parata perfetta possono terrorizzare i nemici vicini con una probabilità del 20% in più, quindi, il che li rende praticamente già direttamente vulnerabili, e non è una cosa da poco, per cui direi di sì, ragazzi, di usare questi 2 punti tecnica per comprare la parata terrificante. Perfetto, ok, li abbiamo usati tutti e 3, ragazzi, e adesso, come possiamo vedere, ragazzi, per quanto riguarda l'atto 2, la riconquista del castello Shimura, non ci resta che andare a recuperare l'armatura di famiglia per rappresentare il clan Sakai. È l'ultima cosa, ragazzi, che ci resta da fare, e l'armatura di famiglia è qui. Il punto è che non possiamo viaggiare velocemente, temo. Non abbiamo viaggio rapido, ragazzi, quindi impiegherò un pochettino di tempo effettivamente per arrivarci. Sono qui. Bel confrontino, che dite? Che avete fatto a sti poveracci in mezzo alla strada? Ma sono cappelli di paglia questi, non sono mongoli. Ancora peggio, allora. Venghi, signore, venghi. Ecco fatto. Perfetto. Non fa mai male, ragazzi, ripulire un pochettino la merda che c'è in giro per le strade. Questo cos'è? Cos'è sta roba? Oh! Micchia, 41 provviste, ragazzi, addirittura. Ok, ragazzi, allora, riconosco questo albero con... questo colore è meraviglioso, siamo praticamente arrivati. Quindi è arrivato il momento di vivere anche quest'altro importante passo di Jin, perché deve recuperare l'armatura di suo padre. La mia casa. Ragazzi, non è una cosa da poco, insomma, Raggiungi la tenuta, dovrebbe essere di qua, immagino. Dovrebbe essere questa qui. È una cosa importante, appunto, come dicevo un attimo fa, ragazzi. Ok, ci siamo. Grazie, Sora. Sempre fantastico il nostro destriero. Niente mongoli. Grazie al cielo. Sto posto si è salvato per adesso.
Ok. Dov'è l'armatura? No, dove sta? Non è sempre stata dov'è? Qui. Come osi! Oh, giovane signore! Credevo foste morto! Sono venuto appena ho potuto. È bello rivederti, Yuriko. Sembrate stanco. Avete fame? Ora no, grazie. L'esercito del Khan ha attraversato questa zona. Hai avuto problemi? Qualche bandito. Nulla che mi impensierisse. L'armatura di mio padre. La mia armatura. Non avete voluto indossarla a comoda? Sono cambiate molte cose da allora. L'ho nascosta al sicuro. Ok. Spettri del passato. Quindi l'ha nascosta affinché magari non la rubasse qualcuno, ragazzi, vista la situazione. Una scelta molto saggia. Oh, che fatica. Fammi strada, Yuriko. Mi farò aiutare da Taichi per prenderla. È al cimitero. Che ci fa lei? Cura il giardino. Raccoglie le piante per i miei veleni. E scaccia gli animali dalle scorte. Bene, non sei sola. E Lord Shimura? È vivo. L'hanno catturato a Komoda. Ma l'abbiamo liberato. Oh, ci sono altri sopravvissuti. Vi stanno aiutando? Alcuni. Lady Masako. Bene. Ha sempre combattuto con i maschi fin da quando era piccola. Un giorno devi raccontarmi tutta la storia. Ma siete soltanto voi due? Pochi altri. C'è Sensei Ishikawa. Sono anni che non lo vedo. Crede sempre di essere l'unico a sapere come si fa qualsiasi cosa. Metà delle volte ha ragione e ha una mira senza pari. Sarebbe più che d'accordo. Che dolce sta signora, ragazzi. Lord Sakai, siete tornato. Vorrei poter restare, ma so che ci sei tu a prenderti cura di Yuriko. Lei si prende cura di me, signore. Daichi, aiutami con l'armatura Sakai. Andate, vorrei onorare i defunti. Fai visita alla tomba di tuo padre. Ma quanto è bello tutto ciò, ragazzi. Cioè, a me... cioè, luoghi tipo questo, no? Con questa atmosfera, poi tra l'altro... ragazzi, mi ispirano una pace. Ma una pace che non potete immaginare. Ma... la tomba di nostro padre... quindi non è qui. E dove... ah, è di qua, è di qua. Ok. Perdo sempre di vista l'obiettivo. Beh, per Jin, ragazzi, la morte del padre non è stata una cosa facile, perché ci ricordiamo che lui si è sempre portato dietro questo senso di colpa, perché dice magari avrei potuto aiutarlo, avrei potuto salvarlo in qualche modo, ma era soltanto un ragazzino, ragazzi. Componi haiku. Che pace. Lutto filiale. Noi meditavamo qui, vicino e lontano. Oppure difficile ritorno. Io direi concentriamoci su qualcosa di bello. Noi meditavamo qui. Non ho nessuno, tutto sbiadisce, l'albero vive. Lutto filiale.
Noi meditavamo qui. L'albero vive. Ragazzi, mi è emozionata. Cioè, che momento di pura poesia. Cioè, in questo luogo, poi, tra l'altro. Io non ho parole. Cioè, non ho parole. Si creano sempre questi momenti così belli, tra l'altro, cioè... In mezzo a tanto orrore, ragazzi, riescono comunque in questo gioco a trasmettere quella che è la vera atmosfera di quei posti. Ed è tutto così bello. Cioè, guardate sti alberi, ad esempio. Oddio, cioè... Oddio, ragazzi. Non riesco a esprimere in un altro modo la mia estasiata emozione, davvero. Comunque, adesso possiamo finalmente indossare l'armatura di nostro padre, quindi andiamo di qua, torniamo da Yuriko, che assieme insomma all'altro ragazzo l'avranno ormai recuperata. Quindi finalmente è giunto il momento di indossare con onore l'armatura del clan Sakai. Eccoci qua. Yuriko, sono entrata dalla parte sbagliata della casa, ma eccomi qua. Aiutami. Possa la tua morte giovare a tutti. Giovane signore. Stai bene? Sì, solo un capogiro. Per un attimo mi siete sembrato... Fatti sotto, codardo! Va dentro. E beh, ragazzi, ovviamente, come dicevo proprio poco fa, Jin ha un trauma legato a questa armatura, quindi sicuramente per lui non è stato un gesto facile quello di indossarla. Quindi maschera Sakai apparteneva ai più grandi samurai del clan Sakai. Armatura del clan Sakai appartiene ai capi del clan Sakai. Prima apparteneva a Kazumasa Sakai, il padre di Jin. Perfetto, si può, ragazzi, potenziare, quindi il potenziamento è disponibile presso l'armaiola. Mandate il migliore. La serie di confronti aumenterà di uno con questa armatura. Non ho finito di leggere. Ancora cappelli di paglia? Oh, caro. Fatevi avanti. Adoro. Perfetto, mi dispiace che si sia insozzato un po' tutto. Prendo le tue provviste, le tue provviste, e tu non hai niente. Giovane signore! Sì, è tutto a posto, cara, è tutto a posto. Stai bene. Li avete massacrati! Ancora problemi con Yarikawa? Sono passati 20 anni dalla ribellione di Yarikawa. Erano alleati dei mongoli. Ma certo, sono ancora scossa da ciò che ho visto. Mi serve un po' d'aria. Al lago, al tuo albero preferito. Sì,
Venite. Certo. Prima hai detto che prepari i veleni. Tengono i topi alla larga dal riso. Vuoi farli più potenti? Tanto da uccidere un uomo. Nessuno merita tanto. Ci riusciresti? Dosi elevate hanno effetti orrendi. Bene. Oh, mio signore. Oddio, che bello sto posto, ragazzi. Sedetevi qui con me. Certo, ti seguo. Il veleno non è mai stato un'arma dei Sakai. Non hanno mai affrontato l'impero mongolo. Serve ogni possibile arma. Tsushima deve usare tutte le risorse. I mongoli vi hanno cambiato, giovane signore. Il mondo è cambiato. Mia madre mi mostrò quali piante curano, quali sono nocive e letali persino. Però vanno assunte. Come avvelenerete gli invasori? Dardi e cerbottana. So che li usava un guerriero Genji che aveva studiato coi monaci dell'Ovest. Mi aiuterai? Promettete di restare un bravo uomo. Promesso. Vi ho accudito da quando eravate nel grembo di vostra madre. Non smetterò ora. Devo fare una cerbottana. Era pieno di canne giù al fiume, vicino al vecchio guado. Ricordate? Le raccoglievate col vostro amichetto per fare delle barchette. Passavo le giornate con Ryuzo a giocare alla battaglia di Dan no Ura. State attento, Jin. Ora c'è un avamposto degli invasori. Tranquilla, tornerò presto con le canne. Recuperate le canne. Che meraviglia, ragazzi. Assoluta meraviglia. Allora, se devo essere sincera, l'armatura mi piace. L'unica cosa che non mi convince, ragazzi, è sto parafaccia messo così con la fascettina antisudore, chiamiamola così, intorno alla testa. Cioè, se dovessi scegliere, preferirei un elmo tipo quello che aveva il padre, ragazzi, tipo corna di cervo, cioè una cosa molto più epica, tipo quello di Lord Shimura, che c'ha le cornona lunghissime. Ma comunque, a parte tutto, ragazzi, io rimango sempre senza parole. Allora, facciamo così, ragazzi, ci fermiamo qui dopo aver vissuto questo ennesimo momento di poesia. Andate, tra l'altro, con voi. Questa sì, con questa donna che ci ha accudito da sempre, a quanto pare, e la frase che ha detto, promettete di restare un bravo uomo, ragazzi, mi ha commosso molto, perché probabilmente è così che lo ha cresciuto, tra molte virgolette, sperando che restasse, che fosse un bravo uomo. Quindi spera chiaramente che lui non si trasformi in un mostro senza cuore, diciamo così. Ma l'unica cosa che Jin vuole, ragazzi, è difendere la propria terra, ci sta, cioè, quindi vuole usare ogni mezzo possibile che possa essere di aiuto, quindi in questo caso anche i dardi avvelenati, ragazzi. Per cui, allora, facciamo così, ragazzi, quest'oggi ci fermiamo qua, quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Dobbiamo costruirci una cerbottana, dopodiché penso, insomma, che finiremo questo recupero all'armatura di famiglia, ovviamente una volta che lasceremo casa nostra, e dopodiché, ragazzi, penso che arriverà ancora di più il pezzo forte, perché arriverà evidentemente il momento di andare a recuperare il castello Shimura, e da lì in poi anche bisognerà vedere cosa succederà, perché non è che poi i mongoli se ne vanno, no no, i mongoli comunque hanno invaso l'isola, ragazzi, quindi bisognerà vedere cosa si riesce a fare. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!